Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Vuole dare per favore la sua generalità? Alfredo Morvillo, nato Palermo, 26 novembre 50. Avvocato Repici. Sì, grazie Presidente. Avvocato Repici, buongiorno Dottor Morvillo. Dottore, è fatto notorio che lei era cognato del dottor Giovanni Falcone e nel 1989 c'era già questo rapporto di affinità tra di voi? Sì. E nel 1989 lei aveva occasioni di frequentazione del dottor Falcone? Sì. E mi interessa sapere se ha avuto occasione di colloquio col dottor Falcone a proposito del attentato da lui patito alla villa, da lui e dalla moglie, cioè da sua sorella, dottoressa Francesca Morvillo, alla villa nella quale dimoravano nel giugno del 1989 alla Daura. Ma sì, non ricordo di aver avuto colloqui, chiacchierate col dottor Falcone su questo argomento. Erano naturalmente giorni molto concitati, lui stava quasi prevalentemente in ufficio, quindi non ci sono state grandi possibilità di incontro in quei giorni, e anche successivamente non era un argomento di conversazione l'attentato alla Daura. Quello che io so per averlo appreso dai giornali o da fonti analoghe, la sua nota battuta sulle menti raffinatissime e così via. Sì, la battuta sulle menti raffinatissime sarebbe la frase riportata in un'intervista, articolo a firma di Saverio Lodato, a inizio luglio del 1989 sul quotidiano L'Unità. Era: ci troviamo di fronte a menti raffinatissime che tentano di orientare certe azioni della mafia. Esistono forse punti di collegamento tra i vertici di Cosa Nostra e centri occulti di potere che hanno altri interessi. Ho l'impressione che sia questo lo scenario più attendibile se si vogliono capire davvero le ragioni che hanno spinto qualcuno ad assassinarmi. Ora, le chiedo se in relazione a questa affermazione fatta dal dottor Falcone, lei ha avuto occasione di colloquio con lui a proposito della identificazione o della individuazione delle persone definite con la locuzione menti raffinatissime? No, certamente non ho nessun riferimento personale a qualcuno. Senta, Lei si è occupato del fascicolo sulla scomparsa di Emanuele Piazza? Sì. Ecco, a proposito intanto se ne è occupato in epoca precedente al 23 maggio 1992? Sì, certamente. È ovviamente notorio, ma dico, se ne è occupato perché in quel periodo lei era sostituto alla Procura di Palermo. Perfetto. E in relazione a quel procedimento di cui lei era titolare, le è mai capitato di parlare col dottor Falcone a proposito di omicidi compiuti in danno di persone che erano impegnate nella ricerca di latitanti di Cosa Nostra? No, omicidi di persone impegnate nella ricerca appartenenti alle forze dell'ordine, immagino, no? In generale. No, devo dire no, è capitato di parlare naturalmente delle emergenze investigative della scomparsa di Emanuele Piazza, specificamente l'argomento indicato da lei, avvocato, non se ne è parlato. Le faccio la domanda diretta: il dottor Falcone mise mai in collegamento l'episodio relativo alla scomparsa di Emanuele Piazza con altri episodi, ad esempio la scomparsa di un tal Genova o la scomparsa di un tal Palazzolo? Ma sinceramente, che ricordi, no. Si discuteva delle emergenze investigative, e cioè che veniva fuori che Emanuele Piazza, diciamo così in termini impropri, si occupava per così dire della ricerca dei latitanti, aveva ottenuto una lista di latitanti da parte di un personaggio appartenente ai servizi, e quindi lui
anche se non avevamo una prova diretta, vivendo, non ricordo adesso in quale quartiere, insomma lui era vicino a certi personaggi e quindi cercava di acquisire informazione sui latitanti inseriti in quell'elenco che lui ebbe. Questo è quello che ricordo, e se ne parlava naturalmente anche con il dottore Falcone, perché all'epoca il dottore Falcone era procuratore aggiunto e quindi io ero sostituto delegato sulla scomparsa di Piazza, quindi ne parlavamo anche per motivi istituzionali, da aggiunto a sostituto. Sì, senta, nel periodo successivo all'attentato alla Daura, col dottor Falcone si trovò mai a parlare del dottor Contrada? Ma con il dottor Falcone abbiamo parlato del dottor Contrada, se non ricordo male, anche perché il dottor Falcone poco tempo prima dell'attentato alla Daura si era recato in Svizzera per una rogatoria sentendo un certo Oliviero Tognoli, che aveva rivelato informalmente al dottor Falcone che a farlo fuggire, che a farlo rendere latitante era stato proprio Contrada, che lo aveva avvisato dell'imminenza del suo arresto. Questa circostanza gliela riferì il dottor Falcone? Sì, ne abbiamo parlato, anche perché era una vicenda che lui aveva seguito personalmente ed era a quei tempi di attualità. Tra l'altro c'erano in corso delle indagini sul dottor Contrada ancora prima del 23 maggio 92. E senta, prima dell'attentato alla Daura si verificò la divulgazione di lettere attribuite giornalisticamente, virgolette, al Corvo. Sì. Lei col dottor Falcone ebbe a confrontarsi su quell'episodio? Sì. Il dottor Falcone le rappresentò suoi convincimenti o sue indicazioni sulla provenienza di quelle lettere? Ma le valutazioni del dottor Falcone coincidevano con le emergenze processuali. C'era un procedimento penale a carico di un imputato, c'erano delle prove che erano state acquisite durante le indagini, e quindi il dottor Falcone, ricordo perfettamente che era, come dire, i suoi convincimenti aderivano alle emergenze investigative. Chi era l'imputato? Era un collega che purtroppo non è più vivo. Che si chiamava? Ma se non ricordo male si chiamava Di Pisa. E nel farle, la circostanza rileva in questo processo, quindi quelle dichiarazioni che le rese il dottor Falcone riguardavano la persona del dottor Di Pisa? Ma ripeto, non è che lui fosse in possesso di ulteriori elementi oltre a quelli che emergevano nel processo, mi spiego, quindi era naturalmente se ne parlava e il dottor Falcone aderiva all'impostazione della procura di Palermo. Sì, sì, questo mi era chiaro. Non era in possesso lui di altri elementi di prova. Si parlava naturalmente dell'impronta che era stata prelevata nello studio del dottore Sica, in quella famosa tazzina da caffè, le circostanze che, sì, sì, che sono come dire, oggetto della sentenza di primo grado. Cioè, voglio dire, se non c'erano emergenze ulteriori, c'è stato un processo, c'è stato un processo definito. Questo è quello di cui parlava il dottor Falcone. Certamente. Cioè le emergenze che poi sono state trasfuse nel processo e quindi nelle sentenze. Certamente. Questo mi era chiaro, dottore. La circostanza che le chiedo è se in relazione a questo frangente, a questo momento vissuto dal dottor Falcone, c'era
nei fatti un momento di ostilità nei confronti del dottor Falcone da parte del dottor Di Pisa, per come egli l'aveva, diciamo, registrata dalle risultanze processuali. Ma se non ricordo male, dalle risultanze, lei mi parla di ostilità, ostilità, se io non ricordo male, dalle indagini non emergeva una ostilità personale che nutrisse l'imputato nei confronti del dottor Falcone. Certo, c'erano dei rapporti personali e sinceramente non mi risulta che fossero di grande cordialità, di grande amicizia. Ma nemmeno posso dire che se si trattasse di un'ostilità, certamente posso dire con assoluta certezza che non erano rapporti di grande cordialità. Le risulta se nell'estate del 1989 e nei mesi successivi il dottor Falcone fu audito al Consiglio Superiore della Magistratura in relazione anche alla persona del dottor Di Pisa? Sì, se non ricordo male, sì, ricordo che certamente il dottor Falcone fu sentito al CSM, specificamente se fu sentito sulla vicenda dell'anonimo, sinceramente non lo ricordo, i temi dell'esame. Lei nel 1989... Intanto mi serve, relativo a quel periodo, il suo ricordo, nell'estate del 1989 apprese che il dottor Falcone si recò al commissariato di San Lorenzo alla camera ardente del poliziotto Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio e nei giorni successivi si recò al funerale del poliziotto e della moglie? Io questo l'ho appreso successivamente seguendo le cronache delle indagini che riguardavano appunto l'omicidio Agostino. Non l'ho appreso direttamente dal dottor Falcone, né per essere stato anch'io presente in quella circostanza. Quindi con il dottor Falcone di questi elementi non abbiamo mai parlato. Io queste circostanze mi sono note per averle apprese diversamente. Va bene, le chiedo se in quel periodo, cioè nei mesi giugno, luglio, agosto, settembre del 1989, le risulta se il dottor Falcone avesse rapporti di frequentazione col dottor Giuseppe Ayala. Sì, sì, certamente. E quindi può riferire alla Corte che fra il dottor Falcone e il dottor Ayala c'erano rapporti di come dire, fiducia, di cordialità e di confidenza? Certamente, massima. Benissimo. Senta, col dottor Falcone si trovò mai a parlare della ipotesi divulgata da varie parti o da qualche parte sull'attentato alla Daura come di vicenda che vedeva in qualche modo addirittura responsabile lo stesso dottor Falcone, come se si fosse egli stesso, diciamo, fatto l'attentato? Ricordo benissimo che lui era amareggiato dall'apprendere che qualcuno arrivasse addirittura a ipotizzare una cosa del genere. Di questo abbiamo parlato ed era, ripeto ancora una volta, molto amareggiato, perché essendo soltanto uno dei candidati al posto di procuratore aggiunto, essere accusato di essersi fatto da solo l'attentato per commuovere qualcuno ed essere nominato procuratore, evidentemente la cosa lo turbava e gli dispiaceva molto. A proposito di questo episodio, cioè delle voci che erano state divulgate, queste voci nei suoi confronti, le fece mai riferimento a provenienze da ambienti della Polizia di Stato? No, 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 sulla provenienza non abbiamo mai fatto ipotesi. Ho capito. L'ultima cosa, lei in vita del dottor Giovanni Falcone aveva mai conosciuto un ispettore di polizia a nome Guido Paolilli?
Il nome è, sicuramente lo ricordo, Paolo Illico, ma di un'appartenenza alla forza di polizia, però non ricordo null'altro, non sono sicuro di, anzi quasi sicuramente l'avrò conosciuto per avere questo ricordo del cognome, però dopo tanto tempo, sì, lo so, comunque il nome me lo ricordo e posso essere pressoché sicuro di averlo conosciuto personalmente per ovvi motivi di lavoro, essendo una persona della questura di Palermo, ma non posso aggiungere altro. Posso chiederle quando lei prese servizio alla Procura della Repubblica di Palermo come sostituto? Primi dell'81, 1981. L'ultima domanda, nel 2014 lei ebbe notizia di una intervista di questo ispettor Guido Paolilli andata in onda nella trasmissione Servizio Pubblico, durante la quale l'ispettore Guido Paolilli evocò il sospetto che il dottor Falcone, che l'attentato del dottor Falcone non fosse un vero attentato, secondo le vecchie diciamo voci velenose che lei ha già rappresentato, e nel caso in cui lei ne ha avuta contezza, se questa circostanza le ha riportato alla memoria qualche ricordo sull'episodio. No, ma io non ricordavo nemmeno quella circostanza che lei mi riferisce, che è stato Paolilli a dire queste cose in un'intervista, quindi ripeto. Ma, e allora, se non aveva notizia, allora chiuso qui. Grazie, sì. Grazie dottore, presidente, io ho terminato, grazie. Le altre parti civili, pubblico ministero, nessuno, avvocato Scozzola? Dottore Marvillo, buongiorno. Buongiorno. Senta una cosa, volevo chiederle questo. Lei con suo cognato ha mai parlato di certo volo Alberto? Ma anche in questo caso il nome volo Alberto, chiaramente il nome noto, ricordo perfettamente che è un personaggio oggetto di interesse investigativo, però non ricordo conversazioni di alcun genere col dottore Falcone. Non posso escludere che se ne sia parlato in qualche circostanza, perché era un personaggio di cui un personaggio di, allora di attualità se ne parlava ogni tanto, ma sinceramente le conversazioni specifiche col dottore Falcone su volo Alberto assolutamente no, non le ricordo. Quindi diciamo eventuali problemi di attendibilità e inattendibilità su volo Alberto non le avete non se ne ricorda. No. Senta una cosa, lei sa se suo cognato frequentava via Villafranca, numero 10? Ma non ne ho idea, non so nemmeno cosa ci sia in via Villafranca numero 10. Sa se suo cognato aveva rapporti con certo Ciaccio Giuseppe o Pisciotta Maria Benedetta, che è la moglie? Avvocato, vuole circostanziare un po'? Pisciotta Maria Benedetta, la moglie di chi? La moglie di Ciaccio. No, questi nomi mi sono del tutto sconosciuti, non li ho mai sentiti questi nomi, né so nulla di dottore Falcone di Villafranca numero 10. Ovviamente per ragioni di servizio. Per ragioni di servizio, sì. Nemmeno so chi sono queste persone. Allora, avvocato, se vuole circostanziare meglio la domanda per far comprendere al testo di che stiamo parlando. Lei sa se per caso il dottore Falcone si recava in via Villafranca a sentire qualche soggetto o comunque a discutere, a parlare con qualche soggetto per avere notizie, informazioni? Ancora una volta ripeto, non riesco a capire, si recava a sentire, se lei mi vuole dire a casa di questa persona, a parte il fatto che insisto, io di tutti di questi nomi non so assolutamente nulla, quindi per me in via Villafranca numero 10 ci può essere un'abitazione, come ci può essere un ufficio di polizia o dei carabinieri, non ne ho la più pallida idea, sono nomi a me del tutto sconosciuti, non ho mai sentito alcunché in relazione all'eventualità che posso immaginare dalla sua domanda che il dottor Falcone andasse ad acquisire informazioni in maniera informale a casa delle persone. Questo no, andava a casa delle persone per sentire, per essere più specifico, volo Alberto, in maniera tale che nessuno lo potesse vedere in tribunale.
Ma non so, non ho idea, non ne ho mai parlato con il dottor Falcone, né mi risulta nulla su questo tema, nemmeno il tema che può essere definito che il dottor Falcone andasse a sentire per motivi di sicurezza in un'abitazione privata un dichiarante. Non mi è mai risultato, non ne abbiamo mai parlato. Non avete mai parlato. Sento una cosa, invece certo Valentino Giovanni. Valentino Giovanni, scusa, per essere più specifici nell'identificazione, è quel soggetto, quella persona che allorquando c'è stato la strage del dottore Borsellino, si trovava in barca. In barca col dottore Contrada. Col dottore Contrada, perfetto. Sa se suo cognato lo conosceva, sa se aveva rapporti con questo Valentino? No, rapporti personali con questo Valentino a me non risultano, poi se li avesse per i fatti suoi non lo posso escludere. Non mi era mai capitato di parlare con il dottor Falcone di Valentino. Poi io dopo il periodo delle stragi, quando si parlava con colleghi o amici di alcune circostanze emerse nel corso delle indagini, di personaggi bene o male noti a Palermo, qualcuno raccontava appunto questo che poi era un elemento investigativo, che in quel momento Valentino, questo, che credo avesse qualche negozio di non so che di abbigliamento, forse una cosa del genere, era con la sua barca ed era amico di Contrada, insieme erano là. Ricordo che era un'emergenza investigativa che si commentava così in giro. Sentono, lei poc'anzi ha detto che su Contrada praticamente si indagava anche prima, e cioè dire anche allorquando suo cognato era in vita, quindi prima del maggio del 92. Sì. Si ricorda lei se nel 1989-90, anzitutto, si ricorda quando è stata la dichiarazione di Tognoli, l'epoca, l'anno? Io la collocherei, diciamo, tra l'88 e l'89, sicuramente 89, perché ci furono due rogatorie in Svizzera, alle quali prese parte il dottore Falcone. Una prima rogatoria nel corso della quale Tognoli riferì informalmente al dottore Falcone la circostanza. Poi, al fine di procedere alla verbalizzazione di questa circostanza, posto che in quella prima rogatoria Tognoli era molto impaurito e non voleva verbalizzare perché temeva per la sua famiglia, il dottor Falcone fissò una seconda rogatoria appositamente per questa verbalizzazione, alcuni mesi dopo. E quindi, ripeto, probabilmente entrambe le rogatorie furono nell'89 o una nell'88 e una nell'89, insomma l'epoca è quella. Suo cognato ebbe mai a parlarle dell'omicidio Agostino? Ma dell'omicidio Agostino ricordo che a volte ne parlavamo appunto proprio per motivi di ufficio, perché come ho detto prima lui era il procuratore aggiunto, perché ricordo che ci fu un momento in cui erano venuti fuori delle ipotesi investigative di collegamenti fra i due omicidi, quella di Piazza fu una scomparsa, in un primo momento per la comune passione, credo, per l'attività subacquea, se non ricordo male, e perché c'era qualche riferimento investigativo che poi non credo che sia stato sviluppato, nel senso che non è emersa nessuna conferma di qualche lontana ipotesi che i due potessero avere o uno dei due partecipato alla collocazione dell'esplosivo nella scogliera. Ricordo che era una delle ipotesi che veniva fuori da queste circostanze che erano state rilevate, che fu sequestrata la muta di Emanuele Piazza e così via, insomma. Ma le ha mai detto suo cognato che sapeva che Agostino cercava latitanti? No, su Agostino no.
Le ha mai detto suo cognato di aver avuto rapporti con Agostino, incontri personali con Agostino? No, non abbiamo mai parlato di questo. Non avete mai parlato o non gliel'ha mai detto? Cioè, parlando di Agostino e di questo presunto... Di incontri personali no, io poi ho preso dei giornali qualche cosa. No, non ci siamo presi dei giornali. No, personalmente no. Cioè, non gli ha mai detto Agostino veniva da me, parlava, so che cercava latitanti. Ho capito, no, certamente no. Non gliel'ha mai detto. Sa se suo cognato frequentava uomini dei servizi segreti? No, non mi risulta. Non lo risulta. Sa se suo cognato andava alla caserma Lungaro per incontrare personaggi, soggetti che non poteva incontrare chiaramente in ufficio? Assolutamente no, non mi risulta nulla. Presidente, nessun'altra domanda? Avvocato Repici. Sì, Presidente, solo una precisazione a conclusione sulle domande fatte dalla difesa. Dottore, a proposito delle rogatorie effettuate dal dottor Falcone per l'audizione di Oliviero Tognoli, a questa attività era legato una collaborazione con magistrati svizzeri? Certamente. E può riferire l'identità dei magistrati svizzeri con i quali il dottor Falcone collaborava per queste rogatorie? La dottoressa Del Ponte. Ecco, e le risulta se la dottoressa Del Ponte fosse a Palermo nel giorno dell'attentato alla Daura? Certamente, era stato organizzato proprio il dottor Falcone, aveva proposto alla dottoressa Del Ponte di andarla a trovare lì in villa alla Daura e di fare insieme un bagno, cosa che non era mai accaduta quell'estate. Il dottore Falcone non aveva l'abitudine di scendere sulla scogliera e fare il bagno. Quella circostanza è una circostanza che sicuramente è stata oggetto di valutazione dal punto di vista investigativo. Quella era la prima volta che il dottor Falcone si era riproposto di fare un bagno lì in quella villa che avevano affittato per quell'estate, e l'aveva proposto alla dottoressa Del Ponte, che doveva recarsi lì insieme al maresciallo Gioia, che era l'uomo, se non ricordo male, che l'accompagnava in quella rogatoria. Dottoressa con la quale c'era stata la cena, se non ricordo male, la sera prima. Sono fatti noti, questi sono oggetto di sentenze già passate in giudicato, eccetera. Quindi questa è una circostanza che è stata più volte sottolineata, e cioè che quella bomba, se fosse scoppiata, avrebbe provocato la scomparsa delle uniche due persone che erano a conoscenza di quella battuta, di quella indicazione di Tognoli. Sì, per quello che a sua conoscenza, quella circostanza straordinaria, le ha detto l'unica volta in quell'estate, di quel programma di andare a fare il bagno il dottor Falcone e anche la dottoressa Del Ponte, era stata comunicata in qualche occasione in cui erano presenti altre persone? Se non ricordo male, c'era stata, come dicevo prima, una cena probabilmente proprio la sera prima o tutt'al più due sere prime in un ristorante a Mondello a cui partecipai anche io, forse l'ordine, eccetera. Se non ricordo male, se ne parlò diciamo un flash in quella circostanza, dove erano presenti tanti rappresentanti delle forze dell'ordine. Senta, le risulta se in quelle attività di rogatoria con la Svizzera il dottor Falcone si occupasse anche di esponenti delle famiglie mafiose Madonia e Galatolo? Specificamente no, le posso dire soltanto che il dottor Falcone
organizzò la prima rogatoria a seguito dell'arresto in Svizzera di Tognoli, in quanto Tognoli era imputato nel processo di traffico di stupefacenti. Non so se in quel procedimento penale fossero imputati anche i personaggi da lei menzionati. Certamente la prima rogatoria ad oggetto quel procedimento penale, perché uno degli imputati di quel procedimento penale venne arrestato in Svizzera, perché Tognoli aveva anche un procedimento penale in Svizzera, quindi lui si costituì in Svizzera, anzi lui ci tenne a fare in modo che non risultasse che lui si fosse costituito. L'avvocato chiese e ottenne dalle forze dell'ordine svizzere che il tutto venisse presentato come un'operazione di polizia che aveva condotto all'arresto di Tognoli, quindi non che lui si fosse costituito per motivi appunto di sicurezza dello stesso Tognoli, perché l'essersi costituito in un linguaggio notoriamente mafioso e può essere il preludio ad una collaborazione, e quindi Tognoli era molto preoccupato e quindi accettò di andare in galera purché il tutto venisse presentato come un'operazione di iniziativa della polizia. Certo, l'ultima cosa di quella circostanza conosciuta da poche persone del programma del bagno al mare il giorno dell'attentato alla Daura, lei ebbe a parlare con il dottor Falcone? No, devo dire di no, non abbiamo commentato questo fatto. Nel senso, ve le spiego meglio la mia domanda, sì. Le mostrò preoccupazioni sul fatto che una voce che tutto sommato era riservata era stata in qualche modo conosciuta da coloro che avevano provato a compiere l'attentato? Ripeto, esplicitamente non ne abbiamo parlato. È ovvio che più volte, commentando quei fatti e commentando la frase del dottore Falcone riferita a menti raffinatissime, è ovvio che con menti raffinatissime non si stava a riferire ad appartenenti a Cosa Nostra, bensì ad altri soggetti non individuati. Va bene, nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Sì, dottore, soltanto un chiarimento, lei lo ha accennato, ma forse... Quindi l'oggetto di queste rivelazioni di Tognoli, per cui il dottor Falcone si recò, le ha detto una prima volta e poi una seconda volta, riguardava esattamente? Le riferisco l'esatto svolgimento dei fatti. Dopo che Tognoli viene arrestato, con quelle modalità che abbiamo detto, la dottoressa Del Ponte immediatamente informa il dottore Falcone, perché loro erano in contatto anche per altre indagini, e lo informa. Tognoli era ricercato anche qui per il traffico, esatto, di era ricercato sia in Italia che in Svizzera. La dottoressa Del Ponte informa subito il dottore Falcone anche della facile impressione che Tognoli sia disposto a collaborare, e infatti il dottore Falcone organizza immediatamente la rogatoria molto velocemente e si reca a Lugano insieme al dottor Ayala per l'espletamento della rogatoria. Era fissata per il pomeriggio innanzi al giudice Lehmann, che era il giudice istruttore di allora. Durante la mattinata, quando arrivano il dottore Falcone e il dottore Ayala, è in pieno svolgimento un interrogatorio da parte della dottoressa Del Ponte del Tognoli, e il dottore Falcone e il dottore Ayala si siedono in un angolo dell'aula. Non appena la dottoressa Del Ponte finisce il suo interrogatorio e sta sistemando le carte, sta riordinando le carte come a volte si fa, il dottore Falcone da solo, senza il dottor Ayala, si alza e si avvicina a Tognoli e parla con Tognoli. A un certo punto il dottore Falcone gli chiede, c'erano là vicino delle guardie che si occupavano della sicurezza di Tognoli, e a un certo punto gli chiede esplicitamente: ma tu che mi fai credere che sei scappato così per caso, perché lui si era allontanato da un albergo dove si trovava l'Hotel Ponte e Tognoli. E Tognoli non tergiversava. A un certo punto il dottore Falcone ritenne opportuno fare una domanda diretta: dimmi un po', fu contrada? E Tognoli risponde sì. E il dottor Falcone gli dice: guarda, allora oggi pomeriggio, quando ci sarà la rogatoria innanzi a Luce Lehmann, dovremo verbalizzare.
E lui già fin da subito cominciò ad avere delle perplessità, è una circostanza molto importante, durante questa conversazione, prima ancora che il dottor Falcone faccia la domanda fatidica a Tognoli, si avvicina la dottoressa Del Ponte, la quale è stata testimone di questo fatto, di questo scambio di battute. Infatti la dottoressa Del Ponte è stata un testimone molto importante nel processo a carico del dottore Contrada, e che ha riferito questo episodio, quando, perché poi Tognoli non lo vuole più verbalizzare tutto questo. Tognoli poi nel secondo interrogatorio, nella seconda rogatoria, che non avrebbe avuto nessun senso, perché già l'interrogatorio sul traffico di stupefacenti era stato fatto la prima volta, quella seconda rogatoria viene organizzata solo ed esclusivamente dal dottore Falcone per quel motivo. In quel secondo interrogatorio, in sede di rogatoria, si parlò di altro, anzi Tognoli spontaneamente affrontò l'argomento di chi lo ha fatto fuggire, fece un altro nome di un appartenente alle forze dell'ordine che non aveva nessuna attinenza con quell'indagine e così via. Vabbè, dico soltanto per chiarire, queste circostanze sono circostanze che lei sa per i fatti processuali del processo o perché le ha avute raccontate anche dal dottor Falcone? No, dal dottor Falcone poi è capitato di commentare la dichiarazione fatta dalla dottoressa Del Ponte, ma queste sono pagine del processo Contrada, allora. Quindi queste sono circostanze che, come vedete, ricordo molto bene perché mi sono occupato a lungo del processo Contrada, e certamente è capitato di parlare con il dottor Falcone anche perché il dottor Falcone fu il primo a raccogliere una dichiarazione su quell'imputato, perché nel 1984 già Buscetta fece i nomi di D'Antona e di un'altra persona, e poi, come sapete, quando Gaspare Mutolo comincia a collaborare, i primi nomi che fa il dottore Falcone. Quindi, ecco, il dottor Falcone era anche interessato al personaggio che investigativamente era di rilievo. Ci sono le sentenze, sì. È tutto lì. Presidente, su questa domanda solo una precisazione per chiarezza. Quindi il dottor Falcone fin dall'84 aveva questa attenzione da inquirente sul dottor Contrada? Sì. Nessun'altra domanda? Vabbè, grazie. È giusto precisare, perché mi interessa anche di tutte le persone che ho volte. Nell'84 la dichiarazione del dottor Buscetta, il dottor Falcone ritiene opportuno, al fine di non appesantire il processo contenitore delle dichiarazioni di Buscetta, di iscrivere un procedimento separato avente ad oggetto due personaggi, il dottore Contrada e un altro personaggio, che seguì la sua storia assegnato ad un altro magistrato e a quell'epoca fu archiviato. Va bene. Per una completezza di informazione. Ha fatto bene a precisare, ma insomma, questo allora, è un processo per altri fatti. Quindi per quello ci sono le sentenze, e non è certo interesse di nessuno riprendere fatti che sono ormai chiusi. Grazie, dottore Morvillo. Buongiorno a lei.